E ciao a tutti! Oggi andiamo a realizzare un tutorial sulla penna scettro lunare direttamente da Sailor Moon. Tante sono le versioni create di questo scettro, che è quello più iconico della serie. Abbiamo la versione classica degli anni 90, che è proprio quella che andrò a realizzare io. Poi c'è la versione Crystal, dove la luna invece di essere gialla è azzurra. Poi le varie versioni proplica per i collezionisti, dove cambia giusto qualche dettaglio. Ora facciamo una veloce carrellata degli strumenti che ci serviranno. Se avete qualche dubbio, a fine video scrivetemi sotto nei commenti se volete consigli, suggerimenti, anche per realizzare cose simili e io cercherò di rispondervi più velocemente possibile. Innanzitutto, per aver presente tutti i dettagli dello scettro, dobbiamo avere un'immagine di riferimento. In questo caso, come detto prima, è quello degli anni 90, quindi questi sono i colori che ci serviranno. Gli strumenti invece che andremo ad utilizzare sono gomma Eva, sia il rosa, giallo e giusto, 4 quadretti arancione, rosso, blu e verde, una base rigida dove andare a ritagliare un righello, scotch di diversa misura, ma non perché ci serve propriamente lo scotch, ma perché ci serve la forma circolare in diverse misure, forbici, un taglierino, una matita bianca, penne di diverso colore, una nera, dorata e argento, quelle basi per poter tracciare alcuni dettagli a mano, la pistola per la colla a caldo, la colla a caldo e la protagonista, una penna. La penna possibilmente deve essere proprio di questo tipo. Sono quelle che si smontano da dietro e si può togliere l'inchiostro, in modo che quando finirete l'inchiostro della penna potete riaprirlo e cambiarlo. La prima cosa da fare è andare a smontare questa penna. Separiamo serbatoio, inchiostro, tappo e chiusura. Col taglierino separiamo la parte che si prolunga dal tappo e avvolgiamo serbatoio e tappo con la gomma Eva rosa, seguendone la forma. Eliminiamo gli eccessi con le forbici, ma prima ritagliamo tre lune uguali da sovrapporre l'una sull'altra e fare spessore per evitare che alla fine ciondoli troppo sull'estremità della penna. Ritagliamo i bordi giusto per rendere la sagoma uniforme. Non eccediamo con la colla a caldo, altrimenti potrebbe sbordare creando dei grumi fastidiosi. Il tappo deve essere rivolto con la linea guida in giù e dopo averlo avvolto basta coprire la parte superiore con un cerchietto di gomma Eva rosa. Controlliamo bene che aderisca al serbatoio e allora lì passiamo alla chiusura, che copriremo con della gomma Eva gialla, allo stesso modo del tappo. Ritagliato un rettangolo giallo poco meno di un centimetro di larghezza e creato un rilievo attorno all'estremità, esattamente tra chiusura e serbatoio. Con la gomma Eva rosa ho ritagliato un cerchio e altri due con quella gialla. Il primo cerchio va ritagliato al centro con un piccolo tondino, allo stesso modo il secondo ma una larghezza maggiore. Fatto questo dovete sovrapporre tutto con la colla a caldo. Fate quattro piccoli pallini gialli e metteteli nei quattro angoli, destra, sinistra, sopra e sotto. Continuate ritagliando due piccole ali uguali gialle e le incollate i lati del pallino sopra. Realizzate una stellina rosa e incollatela sotto il tappo. Colorati, ritagliate quattro pallini, sceglietene tre e attaccateli uno accanto all'altro all'interno del pallino rosa centrale, simulando un triangolo. Prendete la parte lavorata fino ad ora e attaccatela sul tappo. Prendete la luna e incollatela sulla punta del tappo. A vostra discrezione realizzate tre cerchietti, sovrapponeteli una sull'altro, preferibilmente con gomma Eva bianca, meglio se glitterata, e incollate la piccola sfera al centro della luna. Quello sarà il cristallo illusorio. Se non avete gomma Eva bianca, realizzate il cristallo con un colore molto chiaro e coloratelo con un acrilico bianco più volte. La
la penna lunare di Sailor Moon. Tutti i dettagli che c'erano sull'immagine, soprattutto per questa parte qui, li ho riprodotti tutti. Cercate di farla più fedele possibile a quella originale. Come tempistiche siamo sulla mezz'oretta, 40 minuti abbondanti. Con questo stesso metodo potete creare qualsiasi tipo di scettro tratto da qualsiasi anime o videogioco. Vi mettete a tavolino, vi fate i vostri disegnini, ritagliate con tanta pazienza e creatività, potete fare anche voi piccole belle cose. Prossimamente vi farò vedere anche come realizzare la spilla di Sailor Moon formato specchietto. Se volete vedere anche la realizzazione di altri scettri, penne scettro o di specchietti spille, scrivetemele nei commenti e io vedrò di accontentare qualcuno. Iscrivetevi sui miei social che sono sempre nella descrizione giù. Se avete altre domande basta contattarmi dove volete e io cercherò di rispondervi. Ci vediamo alla prossima!